Domenica scorsa ho fatto i campionati italiani di corsa campestre a Venaria, nel Parco della Madria. Del mio risultato, meglio non parlarne, ma ero uno tra tanti, 2500. C'erano i più forti d'Italia, il meglio dell'atletica dai 13 anni in su. E tra parentesi, ringrazio tutti coloro che mi hanno riconosciuto, supportato o chiesto una foto. Il giorno dopo, al bar del dipartimento, mi è cascato l'occhio sulla Gazzetta dello Sport. Mi è preso la curiosità di sapere cosa avessero scritto di un evento del genere. Non è che mi aspettassi poi molto da un giornale noto per parlare di calcio, 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 ma sicuramente non questa cosa qui. Un trafiletto di 23 misere righe per l'evento di corsa campestre più importante d'Italia, che io vi mostro per intero perché è così piccolo e insignificante che non c'è nemmeno il nome dell'autore o la scritta a riproduzione riservata. Quasi quasi un po' se ne vergognavano. Perché ve ne parlo? Non certo per sollevare l'indignazione popolare, cosa che sarebbe anche piuttosto facile, perché scrivo nei tempi finali e non le distanze. Titoli del corto. Ma che ci capisce di questa frase uno che non è preso con l'atletica? E hanno pure sbagliato a scrivere il nome del vincitore juniores, insomma, ci sono rimasto un po' maluccio. Ma lo scopo di questo video, come vi dicevo, è un altro. Più che la critica superficiale, il flame, gridare allo scandalo, iniziare un discorso in merito allo spazio che ha l'atletica nei grandi canali di comunicazione. Perché ne parlano così poco? Mi sono preparato qualche appunto. Punto 1. A differenza di tutto il resto, la corsa su strada sta ricevendo una grande attenzione. L'articolo sugli italiani di Venaria non era l'unico di atletica apparso sulla Gazzetta quel giorno. E come poteva essere con la Roma Ostia con una Sara d'Ossena che stampa 2 ore e 24 sulla maratona, prestazione eccezionale? Eppure la sproporzione è notevolissima. Tanto per la strada, oppure decente se consideriamo quello che dedicano al calcio, e per tutto il resto le briciole. In realtà questa cosa non deve stupirci, se pensiamo che il giornale non vuole fare il bene dello sport, anche se si chiama la Gazzetta, ma delle sue tasche. Ed è molto più conveniente dare spazio a un tapascione che poi ti compra l'orologio GPS. Che è un ragazzo che vince il suo primo campionato italiano. E sta roba ci sta, d'altra parte siamo in un mondo capitalista. Il problema è quando queste entità che fanno i propri interessi si elevano unica voce popolare dello sport in Italia. Quando io, dietro a tutta quella supponenza, ci vedo solo tanta ipocrisia. E ancora peggio per Mamma Rai, che in teoria dovrebbe fare servizio pubblico e invece continua a tagliare sugli sport minori. Pippo, gareggia più spesso, che almeno trasmettono in diretta qualcosa. Spezziamo una lancia a favore della Rai che almeno gli eventi in Italia ce li fa vedere. Poco, ma ce li fa vedere. E qui veniamo al secondo punto della discussione. La comunità dell'atletica leggera è molto vivace, con un sacco di realtà che la promuovono, come possono essere io, ma anche gli atleti disagiati, Win Atletica, un sacco di riviste specializzate, gruppi su Facebook. Insomma, ce la cantiamo e ce la suoniamo piuttosto bene. Se cerchiamo notizie, sappiamo dove andare. Se vogliamo vedere un evento in diretta, ci arrangiamo con gli streaming. C'è davvero bisogno che l'atletica trovi spazio in un contesto più generale, quando possiamo viverla tra noi? Considerato pure che tanti che seguono la Gazzetta se ne fregano altamente di questo sport. Sì, almeno secondo la mia opinione. E adesso vi spiego perché. Siamo una bellissima comunità, ma il rischio è quello di rimanere, o diventare ancora di più, isolati. Possiamo continuare a curare il nostro tricello? Ma prima o poi arriveranno i vicini ingombranti a romperci i coglioni. E i vicini ingombranti sono gli altri sport, che intanto continuano a crescere, ad espandersi, ad attirare gente. Se l'atletica non ha appeal al di fuori della sua cerchia stretta, ci sarà sempre meno ricambio, sempre meno bambini inizieranno a correre col sogno di diventare campioni. E sempre meno campioni nasceranno. Ci lamenteremo che mancano i risultati, ci sarà dato sempre meno spazio e così via in una spirale discendente. Belli tutti quegli articoli sulla corsa su strada, ma convincere un quarantenne a correre una maratona non è proprio l'obiettivo primario del nostro movimento. Occorre di più. Per questo sarei veramente felice se tutti gli appassionati di atletica si impegnassero a fare un po' di promozione fuori dall'ambiente. Comincio io, annunciando un video che uscirà questa domenica, 17 marzo. Gianmarco, sei impazzito a fare 3 video in una settimana? Sì, un piccolo sforzo finito la prima parte di stagione. I migliori italiani della corsa campestre, edizione 2019, secondo un metodo statistico che io stesso ho sviluppato, vi ricordate in uno scorso video? Ma intanto che ve lo andate a recuperare, vi preme che commentiate qua sotto riguardo a quello che ho detto in questo video. Cosa ne pensate? È un argomento piuttosto serio, ma ogni tanto ci sta. E allora, ciao atleti, io sono in mezzo fondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.